Bentornati a un'altra edizione del nostro TG della Piana Fiorentina. Lavori in corso per una scuola dell'infanzia a Calenzano, cantiere di prossima apertura per la viabilità alla Strassigna, la cura del decoro urbano a Campi Bisenzio, la nomina del presidente della Fondazione Ginori a Sesto Fiorentino. E poi l'ingresso dell'ex presidente della regione nella giunta comunale di Signa, il menù di questo numero di Piana TG. Andiamo con il sommario. La Strassigna si parte con la variante a via Livornese. Calenzano, cantiere aperto per un nuovo asilo. Campi Bisenzio, il comune investe anche in parchi e giardini. Sesto Fiorentino, Montanari a capo del Museo Ginori. Signa, l'ex presidente Rossi entra in giunta. Iniziamo proprio dalla Strassigna e dalla prossima apertura del cantiere che segnerà l'avvio dei lavori della variante a via Livornese. La realizzazione della variante a via Livornese consentirà di eliminare il semaforo sulla ex 67 a Ponte Assigna. L'obiettivo è migliorare l'incrocio di Ponte Assigna tra via Livornese e via di sotto il ponte sull'Arno e agevolare lo scorrimento del traffico. L'intervento fa parte del più ampio progetto di adeguamento della viabilità comunale per creare una rete stradale alternativa alla Livornese dall'uscita della Fipili fino a Ponte Assigna. L'inizio dei lavori previsti alla fine del mese di novembre comporterà dei problemi nella zona di Ponte Assigna per quanto riguarda l'installazione del cantiere, però nel frattempo come amministrazione ci stiamo adoperando per cercare soluzioni alternative per i parcheggi, andando anche a contattare persone che possano mettere a disposizione spazi privati. L'investimento per rotonda ad accesso diretto al ponte sull'Arno è di 1.300.000 euro, in gran parte di derivazione europea, con un contributo di 120.000 euro della regione e una spesa di 260.000 euro a carico del bilancio comunale. Il progetto della prima parte della variante a via Livornese prevede la costruzione di una rotonda che dovrebbe anche ridurre il rischio di incidenti, con una carreggiata larga 8 metri e un'isola centrale con un raggio di 5 metri. Riqualificheremo la zona, ci sarà una nuova illuminazione e questa rotonda ci permetterà di fare anche a meno, anche se noi lì avremo delle predisposizioni per i semafori, dell'utilizzo dei semafori. Non possiamo ad oggi eliminare i semafori perché in direzione Lastra vi è una strettoia fra le case, quindi le case non possono essere abbattute e quindi per la presenza di questa strettoia noi dovremo mantenere le intersezioni semaforiche, le quali funzioneranno qualora ci sia il passaggio di un mezzo pesante. La costruzione della rotonda comporterà anche il cambio della circolazione con l'introduzione di un senso unico di marcia in uscita verso via 25 Aprile e l'inversione del senso unico in via Puccini. La rotatoria consentirà anche il recupero di un percorso pedonale in piazza Ferroni per l'allargamento dei marciapiedi sul lato Montelupo. In via De Amicis saranno invece riqualificati i percorsi pedonali esistenti con l'integrazione delle pavimentazioni e la ridefinizione degli spazi di sosta composti in linea con l'asse stradale. La rampa d'accesso al ponte correrà parallelamente alla viabilità esistente per poi mettersi sulla soprastante strada. La nuova strada comprenderà anche una pista ciclabile che si snoderà parallelamente all'unico marciapiede previsto sul lato del fiume. Sarà anche ricavato un parcheggio per 30 posti auto. Questa nuova struttura sarà staticamente totalmente indipendente dal ponte, quindi non graverà assolutamente sul ponte e si innesterà su di essa con diritto di precedenza. Quindi le macchine che dalla via di sotto entreranno nel ponte avranno diritto di precedenza. È un'opera importante, una struttura molto, anche abbastanza complessa per tutte le questioni idrauliche che ci sono legate.
Rimaniamo in tema di lavori a Calenzano, dove già opera il cantiere per la costruzione della nuova scuola dell'infanzia a Dietro Poggio. Sono iniziati i lavori della nuova scuola dell'infanzia a Dietro Poggio, dove saranno trasferite le sezioni di Villa Martinez. L'intervento di oltre 1 milione di euro è finanziato in gran parte dalla Regione con il bando per le periferie. Con questa scuola dell'infanzia, la scuola materna, l'amministrazione porta avanti un programma di investimenti sull'edilizia scolastica ambizioso. La scuola dovrebbe essere pronta per il prossimo anno scolastico, sarà ad un solo piano e avrà 4 sezioni, oltre a laboratori, refettorio e spazio esterno. La nuova scuola dell'infanzia ospiterà 120 alunni. Il progetto, ereditato dalla precedente amministrazione, conferma la tradizione di Calenzano per una forte attenzione all'ammodernamento delle strutture scolastiche. L'amministrazione punta a rinnovare tutto il complesso delle strutture didattiche e scolastiche, ammodernandole in funzione anche di un ampliamento delle aule a disposizione della popolazione scolastica e soprattutto anche la realizzazione di nuovi plessi pensati con una concezione più innovativa anche dal punto di vista della didattica. I prossimi passi saranno la realizzazione di 2 nuove scuole primarie, una alla Fogliaia, per la quale è in corso la progettazione, e un'altra a Settimello, che sostituirà l'attuale scuola della frazione. E ancora investimenti pubblici a Campi Bisenzio, il Comune interviene in parchi e giardini. La giornata per la cura del territorio a Campi Bisenzio, nel rispetto delle norme anti-Covid, è fissata per domenica 8 novembre e alla cura del territorio, soprattutto di parchi e giardini, sono riservate le energie del Comune. In questi anni l'amministrazione comunale di Campi Bisenzio ha investito molte risorse per ripristinare una serie di situazioni che mancavano di cura e di decoro. Non ultimo quello che è stato l'inaugurazione dell'area fitness workout dedicata a Gianmarco Moretti. Interventi e investimenti che riguardano anche un'area di sgambatura per cani a San Martino, la costruzione di un castello con 4 torri in piazza Aldo Moro e altro ancora. Stiamo andando a realizzare proprio qui nei giardini di Piazza della Resistenza una nuova struttura pubblica con attrezzature ludiche per i ragazzi, in maniera tale che il nostro verde possa essere sempre più vissuto e vivibile da parte dei ragazzi. Poi ci sono gli interventi nel parco di Villa Montalvo. Noi riteniamo che gli interventi sul verde pubblico abbiano una priorità assoluta e per questo, grazie anche al contributo della Regione Toscana, stiamo ripristinando e ripulendo quello che è il percorso a verde nel parco urbano di Villa Montalvo, la Ragnaia, dove c'è un investimento di oltre 300.000 euro. Il progetto prevede la piantumazione di nuove alberature e i passaggi sui fossi. Lo scopo di tutti questi interventi sul verde cittadino è evidente: mantenere e preservare i beni pubblici per farli pienamente godere ai cittadini. La fondazione del Museo Ginori ha un nuovo presidente, è il noto storico dell'arte fiorentino Tommaso Montanari. È Tommaso Montanari, noto storico dell'arte, il presidente della Fondazione Archivio Museo Richard Ginori, l'ente di diritto privato costituito dal Ministero per i beni e le attività culturali e turistiche, dalla Regione e dal Comune di Sesto Fiorentino, il cui atto fu firmato proprio a dicembre dello scorso anno. A scegliere come vertice della Fondazione, che gestisce l'omonimo museo della storica manifattura di Doccia, specializzata in porcellane, nata nel 1735, il ministro della cultura Dario Franceschini. Con le nomine fatte dal ministro Franceschini parte finalmente il lavoro della Fondazione Ginori, che ha un compito importante, che è quello di riaprire e valorizzare un museo che affonda le proprie radici nella storia della nostra città. Pensiamo che il nuovo CDA, a cui vanno
i nostri migliori auguri, a partire dal presidente professor Tommaso Montanari, saprà guidare questo processo con capacità, con energia, per fare il più velocemente possibile il bene culturale anche della nostra città. È una sfida straordinaria, la fabbrica ritroverà il suo popolo. Le parole con cui Montanari ha commentato il suo nuovo incarico, che pur inconsapevolmente aveva evocato in un video di 4 anni fa, quando esortava a muoversi per non lasciar morire lo storico museo. Bisogna muoversi e probabilmente la strada migliore sarebbe costruire una fondazione in cui ci siano gli enti pubblici. La collezione del Museo Richard Ginori della manifattura di Doccia, nata nel 1962, è di eccezionale interesse storico-artistico. Acquisita dal Ministero e al Patrimonio dello Stato nel 2017, è divenuta oggetto di un accordo di valorizzazione siglato nel 2018 tra lo stesso Ministero alla Cultura, la Regione e il Comune di Sesto Fiorentino, prodromico alla costituzione della Fondazione. La collezione comprende circa 8.000 oggetti in porcellana e maiolica dal 1737 al 1990. Un'importante raccolta di modelli scultorei in cera, terracotta, gesso e piombo dal XVIII al XX secolo. Lastre in metallo incise, pietre litografiche per la stampa dei decori, un archivio di documenti cartacei e disegni, una biblioteca storica, una biblioteca moderna, specialistica e una fototeca. E chiudiamo con Signa, dove l'ex presidente della regione Enrico Rossi è diventato assessore allo sviluppo economico. L'ex presidente della regione toscana Enrico Rossi è diventato assessore allo sviluppo economico del comune di Signa, nominato dal sindaco Giampiero Fossi. Sono contento di questo nuovo incarico, per me è un modo per continuare ad impegnarmi, per essere a servizio delle persone e dei cittadini. Un contributo prezioso quello di Rossi, anche dall'alto della sua esperienza di presidente della regione e ancor prima di assessore regionale. Spero di portare un contributo per la mia esperienza, anche per il mio ruolo avuto nel passato, per le relazioni che posso mettere in campo a favore delle iniziative del comune, per risolvere anche i problemi che storicamente questa cittadina si porta dietro. Rossi conosce bene i principali dossier su cui lavora il comune e che interessano la popolazione di Signa, ad iniziare da quello del Parco dei Renai. Su cui noi stiamo lavorando perché possano partire presto i lavori che completino e rendano pienamente fruibile alla cittadinanza questo grandissimo parco. E poi ancora la questione del nuovo ponte sull'Arno, tanto ambito nelle Signe, su cui già la regione a suo tempo si era impegnato. Un nuovo impegno che l'ex presidente della regione sintetizza così. Il sindaco mi ha fatto una panoramica delle questioni principali, emergenti, sulle quali intende impegnarsi ed io porterò personalmente, anche con la partecipazione alla Giunta, al Consiglio, tutto quello che posso fare in termini di contributo perché quanto prima queste realizzazioni importanti possano avere vita e possano concludersi. E finisce qui il nostro telegiornale. Arrivederci a un prossimo numero del TG della Piana Fiorentina.